Oggi siamo qui con Nicole Costa e Luigi Lacquaniti che ieri sera hanno dato vita alla terza edizione di ZTL. Non è vero, Luigi? Sì. Spiegami un poco. Spieghiamo lo spelling di ZTL. Sì, ZTL sta per zona transitoriamente libera. È un collettivo, un progetto che si occupa di teatro contemporaneo principalmente. E poi abbiamo abbracciato in apertura di stagione la stand-up comedy, che era un grande assente in città, quindi è stato pure un ottimo risultato. Esponente della stand-up comedy, i comedy, una delle esponenti è stata Inerno. Nicole. Sì, c'era Nicole. Ieri è iniziata la prima rassegna itinerante al sud, qui ospitata dalla ZTL al nuovo Supercinema. La stand-up comedy cos'è? La stand-up comedy è un nuovo, tra virgolette nuovo perché è iniziato un po' verso gli anni Ottanta, fa riferimento al mondo anglosassone e americano, si distanzia, si differenzia dal cabaret perché il comico in questione, la comica, sale sul palco senza nessun travestimento e usa solo il microfono e parla di alcuni tabù in maniera irriverente, tipo come può essere la chiesa, il sesso, può essere la politica, in maniera comunque dissacrante. Un one man show, un one woman show al vetriolo, sì. In un certo sì, senso. Sì, sì, sì. Ecco, qual è stata l'idea oppure l'input che vi ha dato per far incentrare tutta la serata sulla stand-up comedy? Beh, come ti dicevo, è nata quasi un'esigenza di alleggerire o comunque di dare questo nostro contributo alla città che ha bisogno anche di tematiche leggere. Noi siamo alla terza stagione del nostro progetto, abbiamo ospitato sempre e comunque degli spettacoli di teatro contemporaneo, quindi principalmente monologhi oppure spettacoli con al massimo due soggetti in scena, scenografia minima, con sullo sfondo sempre una tematica sociale presente. Non che ci fossimo scocciati di questa cosa, assolutamente, c'è stata un'opportunità di intercettare questa discesa di questi artisti che sono abbastanza apprezzati sul piano nazionale. Abbiamo voluto portare Catanzaro nel presente, va. Come avete visto che Catanzaro ha accolto questa idea innovativa? Cioè, come vi è sembrato ieri sera il pubblico partecipe? Qualche commento? Avete sentito qualche voce? Non lo so. Ho assistito a una bella serata, c'era un'atmosfera molto calda, gli artisti sono stati accolti bene, quindi ogni timore iniziale è stato smentito. Io avevo tanto timore, sì, quindi è sì, stato un po'. Fin dai primi fischi del microfono, sì, quelli sono stati gli unici. Sono salita sul palco e il microfono ha iniziato a fischiare da solo. Vabbè. E poi quindi sono riuscita improvvisando a riportare non la siamo serata. Solo mai ad avere problemi con il microfono. Esatto, non siete solo voi tranquilli, ci vogliono sabotare ormai. Nicole, conquisteranno il mondo i microfoni. Nicole, qual è il tuo argomento preferito, diciamo, da trattare? Premettendo che la stand-up parte sempre comunque dall'autobiografia del comico e della comica, quindi si preferisce sempre comunque parlare di cose che ci appartengono. Io ho avuto sempre comunque una grande passione per la satira sociale, la satira politica e tratto molto spesso anche di tabù come può essere anche la psicoterapia, perché ora è un po' più sdoganata, però il fatto comunque di ammettere di essere una persona con dei problemi e volerla affrontare ancora non è molto accettato in alcune parti, no? Per alcune persone. Quindi parlo di femminismo, psicologia, psicoterapia, parlo molto spesso anche degli stereotipi che colpiscono la gente, che colpisce la gente, e soprattutto a me piace sovvertire il sistema cercando comunque facendo black humor, nel senso spingendomi molto oltre per mettere anche alla prova la gente. E qualche piccolo assaggio dalla tua ieri sentire. Ci siamo incentrati molto e hanno ho visto che è stato molto apprezzato fare satira sull'ambiente di Catanzaro, su anche comunque i politici e
sono entrata sul palco dicendo: ah, allora c'è qualcuno, pensavo che avesse arrestato tutti i gratteri. E la gente all'inizio un po' così, però poi si è presa bene. Ho detto: ragazzi, voi dovete essere fieri di voi stessi, perché voi siete veramente l'avanguardia. Qua voi a Catanzaro avete portato una nuova moda, che siete i primi e gli unici in Italia, l'essere indagati. Ma a noi catanzaresi, cioè, dispiace non votare le persone indagate. E quindi da qui, ma non perché ci piace essere trattati male, ma perché comunque, e non ci piace neanche essere soffrire, ma ci piace subire, così poi da poter avere un motivo per fare la cosa che ci piace più fare, che è il lamentarsi. Lamentarsi, infatti. E quindi e il pubblico mi ha anche anticipata, quindi era proprio e quindi questa era la prova per vedere che era, sì, era, sì, proprio un... Quindi desacralizzare in un certo senso i, sì, gli argomenti topici, sì, sì, di adesso. Quindi. Sì, poi molto spesso anche io faccio molta anche autoironia sul fatto di essere una donna con i capelli corti, e molto spesso la gente mi giudica solo per anche il mio modo di vestire, comunque da sdoganare anche, diciamo, gli stereotipi. Ecco, parlando di questo, mi viene in mente uno degli ultimi spettacoli di stand-up comedy che ho visto su Netflix, che mm-hmm. è quello di Ellen DeGeneres, non sì. so se siete presente. Sì, sì. Ecco, in Italia, secondo voi, secondo entrambi, in Italia a che livelli siamo di stand-up comedy? Siamo a quel livello? Perché comunque Ellen DeGeneres è abbastanza... Allora, la stand-up comedy in Italia esiste, tra virgolette, da poco. È stata portata da un collettivo che si chiama Satiriasi, che è stata formato a Roma da 6/7 componenti, tra i più citati possiamo dire Velia Lalli, che verrà anche nella rassegna, Filippo Giardina, Giorgio Montanini, che sono i fautori anche comunque della stand-up comedy. Ma non si può fare proprio riferimento alla stand-up in Italia, perché noi abbiamo una storia diversa da quella americana. Cioè, tutto ciò che è sul palco viene, che fa ridere, in America viene visto come stand-up comedy. In Italia invece abbiamo già un progresso di comicità e anche monologhisti che facevano uno stand-up al loro modo, ma non si chiamava ancora stand-up, si chiamava cabaret. Quindi abbiamo, diciamo che sono due modi di approcciarsi. Secondo me sta andando molto bene, soprattutto nelle città Roma, Milano, Bologna, Pisa, stanno sviluppando vari fuocherelli per, diciamo, sì. Ecco, in città come Catanzaro, come vedete questo sviluppo di stand-up comedy? C'è terreno fertile oppure c'è ancora un po'... Beh, io spero che questo nostro straordinario successo, devo essere sincero, perché non c'era un posto neanche a pagarlo di più, quindi l'avrei venduto, stimoli chiaramente a fare. Infatti noi abbiamo deciso di investire su queste giovani promesse, la stand-up, che sono Nicole, e poi più in là ve lo porterò Francesco Battaglia, che saluto. Perché l'abbiamo cercato noi oggi, Francesco sì, Battaglia. Sì. E lui studia a Napoli e scenderà appunto per Velia Lalli, introdurrà lui Velia Lalli il 13 febbraio. Quindi per il momento è una realtà sotto traccia, un po' silente, o perlomeno che ha bisogno di una valvola di sfogo. Quindi, dando questi input, io spero veramente che, al di là di invitare altre persone, perché per fortuna il panorama è abbastanza vasto, oltre ai nostri quattro spettacoli che comunque arricchiscono ma non possono bastare, mi auguro di sentire qualcuno nei suoi esordi o uscire allo scoperto, magari una stanzetta è un piccolo seme, magari qualcuno tra il pubblico verrà a voglia, e là si creeranno degli open mic, anche dei laboratori, che sono delle piccole serate con tutti dei... Tra l'altro, scusa, mi hanno detto che in radio e in TV l'educazione è sopravvalutata, quindi ho tagliato la strada alla parola, che ieri sera mi ha parlato sopra tante volte, quindi vendetta anche. Questo Francesco Battaglia salta fuori da il suo primo spettacolo, possiamo dire, anche se ufficioso, che è stato fatto di fronte al Supercinema, nel locale di un amico che si chiama Wine. E lì a un certo punto lei ha lasciato il microfono e ha detto: ora salite, serve qualcuno. Non ci aspettavamo il deserto. Adesso invece si è fatto avanti questo ragazzo alto, di età indefinita, questo perché in realtà è piccolino, cioè nel senso appena adesso 19 anni,
ci ha fatto divertire, ci ha fatto stare bene, ha tirato fuori un fatto che non si capiva se fosse realmente accaduto o meno, legato all'utilizzo improprio di certi pupazzetti e quindi siamo stati bene e credo che quello sia già stato il seme di qualcosa di buono che starà germinando. Sì, magari nascerà un open mic anche qui a Catanzaro. Magari. Tanto vediamo come reagisce. Ieri la gente era super contenta, tutti, anche i miei genitori sono stati contenti che questa era la. Però anche le persone più grandi le ho viste mega coinvolte, molte persone anche erano in prima fila. E molto spesso comunque la stand-up non ha la quarta parete, quindi è sfondarla del tutto e interagire col pubblico. Io interagisco molto spesso anche col pubblico, anche Luca. Noi stiamo parlando così, ma ci siamo dimenticati del quello che era l'ospite principale della serata, Luca Ravenna, che è un ragazzo, anche ormai uomo. Luca, ciao, ormai hai 33 anni, quindi possiamo dirlo. Che è che anche lui. Tra Comedy Central, lui è, in realtà è sempre stato un autore televisivo che a un certo punto ha preso il coraggio, è salito sul palco un open mic a Roma e da lì e lo fa da 5 anni, quindi anche lui è uno che lo fa da un po', che lo faccio da 1 anno e mezzo, 2. Quindi qualche suggerimento per chi voglia iniziare con questa stand-up comedy? Guardare gli altri, in primo punto, cercare in internet altri stand-up comedian e cercare anche l'open mic più vicino. Qua al sud il più vicino potrebbe essere, lo so che è brutto da dire, ma può essere a Napoli, può essere in Puglia, ci impegneremo magari a farne uno qua. Certo. Parlavamo dei progetti futuri della ZTL, quali saranno? Nella rassegna. Della rassegna. Noi comunque riprenderemo col teatro contemporaneo dopo questi 4 appuntamenti. Di chi sono gli altri? Ah sì, infatti, nel senso, ovvio sì. Essere. Il prossimo sarà con Velia Lalli. Sì. No, Saverio Raimondo è il prossimo. No. È più informata lei. Velia Lalli. È il 13 febbraio. Ragazzi, che figo. Saverio Raimondo. Abbiamo Saverio Raimondo, giusto. Allora proprio ho detto. Poi abbiamo Velia Lalli e Michela Girò. Okay. L'addizione del cognome è ancora sconosciuta. Sì, è Girò. Però mia madre insegnava francese, mi devo dire Girò. Dopodiché, ti ripeto, ci sarà uno spettacolo di teatro contemporaneo, sempre al Super Cinema, questi qua in particolare, perché essendo che ha la dimensione giusta, soprattutto per Catanzaro, per l'utenza che c'è, anzi, ieri si è dimostrato anche sottodimensionato, pensa un po'. Abbiamo quindi una disponibilità c'era gente di... in fila che voleva entrare, sì, meno... dovuto mandare tutti a casa. Abbiamo meno di 140 posti. Però insomma, comunque riempire è sempre bello, in ogni caso è accogliente, la dimensione giusta. Anche Luca ha detto di essersi trovato molto bene e quindi, siccome è il nostro piccolo quartier generale, se tu noti nel nostro logo c'è un cuore, no, non so se dove farlo vedere più grande, però al suo interno c'è ci sono queste lineette che rappresentano proprio la una parte della planimetria di Catanzaro ed è non ci possiamo arrivare e c'è via 20 settembre. Ok. Dove abbiamo è deciso il nostro quartier generale. Sì, noi abbiamo visto sbocciare lì qualcosa che ci piace e anche lì vogliamo che ci sia emulazione, imitazione, partecipazione. Per fortuna si è capito che che è meglio andare a macchia d'olio piuttosto che creare delle isole. Nella speranza che non si speculi più di tanto con gli affitti, ci auguriamo che saltino fuori tante tante altre realtà. Quindi ok, perfetto, io ci sposteremo, ecco. Grazie a te e in bocca al lupo per i futuri spettacoli. Grazie.